Ragazzi, dal Pirata Studio, touchdown! Questo è il Pirata Studio, questo è Studio Più. Noi abbiamo preso possesso dello studio per ricordarvi invece una cosa molto importante. Siete su Fashion Music Club Television, sul canale 229 di Sky, e parte il programma. E ragazzi, l'appuntamento è molto importante, perché noi abbiamo mandato il nostro Mauro Pagani a Londra, e non l'abbiamo mandato a fare vacanze, ma l'abbiamo mandato perché c'è una cosa molto importante: Star Wars Celebration. Quindi diamo la linea a Pagani. Questo è Fashion Music Club Television. Fashion Music Club Television, sponsored by Rigatoni Formentera. Yes, your everyday superhero. Qui Clubbing, Eddie Cars Torino. Allora, oggi non c'è Roberto Milani con la macchina di Fashion Music Club Television, perché ci sono io e sono pronto per prendere l'Underground. Come ben sapete, oggi da Londra andremo alla edizione 2023 della Star Wars Celebration. Siamo pronti con l'Underground. Siamo alla settimana di Pasqua a Londra, all'XL Exhibition Center, perché qui ci saranno 4 giorni dedicati alla Star Wars Celebration, evento che ha attirato fan da tutto il mondo con panel, interviste, eventi di tutto ciò che è Star Wars. All'ingresso troviamo un cartello che ci ricorda che i cosplayer non sono tenuti a farsi fotografare per forza, ma basta chiedere e tutto sarà dato. Tra i tantissimi cosplayer arrivati da tutto il mondo, abbiamo incontrato anche Elizabeth, una delle cosplayer più seguite sui socials, con oltre 1 milione di visualizzazioni. Hi, my name is Beth. I make TikTok videos, I guess. I talk obviously about Star Wars, but I really like overanalyzing things, I would say. And then I became an accidental cosplayer of this character because enough people said I looked like her, so. Hello to Fashion Music Club Television from the 501st Legion at Star Wars Celebration 2023. Tra i numerosi stand, anche quello di questi inglesi che hanno replicato praticamente tutti i droidi della saga con dettagli unici e realistici. Londra Star Wars Celebration, le telecamere di Fashion Music Club Television con uno degli immancabili e più grandi attori, possiamo considerarlo così, della saga di Star Wars. Dall'inizio in poi. Il grande corridoio centrale dell'Exhibition Center ha ospitato i modelli delle navicelle e dei mezzi più grandi utilizzati in Star Wars. Anche in questa occasione l'Italia è riuscita ad essere protagonista grazie a 2 costruttori di casa nostra, ovvero Lorenzo Filippini e Daniele Manziana. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Filippini Lorenzo, sono il commander della Rebel Legion Italian Base e faccio parte anche della 501esima, lui è Daniele Manziana. Piacere, sono il comandante della Mandalorian Mercs Italia e anche membro della 501 della Rebel. Quindi siamo qua con Galaxy e abbiamo portato qua la nostra TST Mandalorian e poi abbiamo portato l'Ewok sul deltaplano che c'è nello stand Rebel. Abbiamo portato Max Ribo col suo pianoforte scala 1-1, che è un mio costume approvato in Rebel Legion, l'unico al mondo. E poi abbiamo lo speeder bike scala 1-1 e IG-11, che lui è il costruttore IG-11 ufficiale. Siamo alla fiera più importante di Star Wars. Ce l'abbiamo fatta con tanto lavoro e tanta passione e tanto aiuto di tanti amici che ci hanno messo amore e aiuto. Veramente un grazie a tutti quanti e il risultato si vede, ne siamo contenti. Un grosso saluto a Fashion Music Club Television. Nel padiglione dedicato agli stores c'era a disposizione per i fan una vastissima gamma di oggetti, gadget, giochi, cartoline da collezione e qualsiasi cosa riguardante Star Wars per tutte le tasche. Da Han Solo nella grafite fino all'abito indossato da Carrie Fisher nei panni della principessa Leila nel film del 1977 valutato ben 2 milioni di dollari, gli occhiali di scena da 5.000 sterline fino al casco autografato del costo di 2.000 pound. Immancabili le lightsabers, le famosissime spade laser che attirano tantissimi appassionati, al punto che pensate, esistono delle vere e proprie scuole di spada laser che insegnano le tecniche di spada suddivise nelle varie forme e stili utilizzate nella saga.
Siamo a Londra, Star Wars Celebration 2023, state con noi. Il cuore dell'exhibition è stato il grande stage centrale, dove c'è stata una lunghissima attesa dei fan per l'arrivo dei vari attori, protagonisti dei vari film e delle serie del mondo di Star Wars. Il pubblico è rimasto carico grazie alla simpatia di Cameron Matthews. Hey Fashion Club Music Television, it's Cam from Star Wars Celebration Europe. We love you and we hope you are enjoying everything here at Star Wars Celebration 2023. May the Force be with you. Oltre ai tantissimi ospiti, attori della saga, durante questa Star Wars Celebration a Londra è stata confermata l'esistenza di ben tre nuovi film che arriveranno per il cinema. Qui i due registi e sceneggiatori Jon Favreau e Dave Filoni, ma il momento più emozionante è stato l'arrivo del grande Anthony Daniels, l'attore che interpreta il droide protocollare C-3PO. Sempre da Londra, Star Wars Celebration 2023, alle mie spalle c'è quello che è lo stage dove si sono susseguiti gli attori più importanti di Star Wars. Sono qui con Sara, che arriva dall'Italia, quindi un bel viaggetto per arrivare alla Star Wars Celebration. Allora subito, il tuo film preferito di tutta quanta la serie? La Vendetta di Sith. La Vendetta. Episodio 3, ovviamente. Io so che oggi hai avuto anche la fortuna, l'opportunità di fare una foto attore preferito, che è? Hayden Christensen, che fa Anakin Skywalker nell'episodio 2 e 3, e anche in Obi-Wan Kenobi. Quindi contenta, soddisfatta della tua avventura. Sì. Noi intanto andiamo avanti qui su Fashion Music Club Television. May the Force be with you. Alla Star Wars Celebration Londra era presente anche lo stand della Lego, questa industria che da tanti anni propone la linea Lego Star Wars, dove ha presentato nuovi modelli affiancati ai classici ormai diventati veri e propri oggetti da collezione. Nella Celebration di Londra anche un'ampia sezione dedicata ai libri e ai fumetti, ed anche in questo caso abbiamo trovato una community tutta italiana. Ciao, sono Giorgio, sono il fondatore e editor in chief di Star Wars Libre Comics, che è l'unica community italiana di Star Wars principalmente dedicata a libri e fumetti, anche se ovviamente parliamo di Star Wars a tutto tondo. Siamo qui alla Star Wars Celebration Europe a Londra perché abbiamo tenuto un panel in cui abbiamo parlato del rapporto tra Star Wars e l'Italia, le location, gli artisti, gli oggetti di scena magari che sono stati realizzati a partire da oggetti made in Italy. Noi come Star Wars Cyber Comics, come community, ci occupiamo principalmente di fornire ai fan italiani tutte le recensioni, news, approfondimenti, ma anche contenuti video, podcast o dirette per quanto riguarda l'universo cartaceo di Star Wars e non solo, per cui ci trovate a commentare le ultime serie, le ultime film, gli annunci, a recensire i libri e fumetti che arrivano, oltre ad avere una conoscenza un po' approfondita a tutto tondo della saga, e quindi trovate anche un po' di informazioni più tecniche, quando sono ambientate le opere, che cosa leggere in che ordine, che cosa vedere in che ordine. Un saluto a Fashion Music Club Television. Ciao! Spero che vi siate divertiti tanto quanto mi sono divertito io da vecchio fan di Star Wars. È tutto da Londra, Star Wars Celebration 2023. Per quanto riguarda il nostro speciale, si chiude qui da me e ovviamente da lui, che non poteva mancare. Vuol dire qualcosa? Non parla. Fashion Music Club Television, il club più esclusivo d'Italia. Allora ragazzi, siamo rientrati, ma per annunciare una cosa molto importante. Avete visto che è arrivata la presenza femminile di Loira Linda? Ciao. Non è qui a caso, ma è per ricordare che cosa, Loira? Che sta per andare in onda il TG con il nostro Mauro Pagani. E la nostra Loira Linda, ragazzi. Eh beh, certo. Bentornati ad una nuova edizione del nostro TG, la Club Edition Pagani, Loira Linda, e anche oggi preparate le valigie perché vi portiamo in giro praticamente per il mondo per scoprire... Per scoprire come sarà la stagione estiva 2023 dei club migliori d'Italia e non solo. Tanta roba! E allora partiamo, iniziamo a vedere
come sarà l'estate 2023 nei migliori locali del nord, del centro e del sud Italia. Io partirei da Jesolo e partirei con il Kings Club, che sarà pieno zeppo di eventi e di ospiti, in particolare per esempio sabato 17 giugno con il Social Music City, e vedrà in console Charlotte DeWitt, Chris Liebing e tanti altri. Ma le serate e gli eventi del Kings Club spazieranno davvero tantissimo. Ultimo ospite Tony F, quindi insomma la stagione estiva sarà veramente molto ricca. E ora mi sposto al Muretto, locale storico di questa località balneare, che è sempre stato il tempio della techno e house music, ma ormai ricopre un ruolo veramente a 360 gradi sul panorama musicale e dello spettacolo. Addirittura ospiterà la grande Portofino Band con il leader Alessandro Ristori. Adesso invece scendo un pochettino e vado verso la Versilia. La Versilia che è picca di locali e divertimento, e vi consiglio la Capannina, il Seven Apple e la Bussola. Dalla Versilia invece mi sposto in Romagna. Non si può non parlare di Riccione e delle sue estati cariche fitte di musica e di eventi. Vi consiglio Villa delle Rose, che farà la sua apertura verso metà maggio, e il Musica, che la fa da padrona ormai da qualche stagione. E ora scendo in uno dei posti più belli, tra i più belli della nostra Italia e più ricchi di eventi ormai da qualche anno, ed è Gallipoli. Come non parlare del Praia, che vedrà ospiti in console da Steve Aoki, DJ Shorty, ospiti del calibro di Rosa Chemical, Jamie Tite, e poi passiamo ovviamente a Riobò, che ha adottato la politica della suspense, quindi tutti gli eventi stanno per essere comunicati. Pagani, è il tuo turno, dove ci porti? E dopo aver scoperto cosa c'è nell'estate italiana dei locali, estate 2023, vi porto all'estero in quattro posti incredibili: Brasile, New York, Dubai e Londra. In Brasile, nella capitale di questo stato importante, c'è un locale nel quale non potete non andare. Si chiama Arca. L'Arca è il club più iconico ed innovativo del Brasile, e pensate che è un'ex fabbrica di acciaio che ha ospitato nel 2022 ben 100.000 persone che hanno ballato con DJ come Charlotte DeWitt, Eric Price, Drunk Code, Time Warp e le feste immancabili di Defected. Dalla capitale del Brasile voliamo direttamente a New York. Se quest'estate pensate di essere da quelle parti, non potete esimervi da frequentare il Brooklyn Mirage, sicuramente uno dei locali più iconici di New York. Il Brooklyn Mirage è un locale unico di 80.000 metri quadrati di spazio per eventi al chiuso e all'aperto, che vanno dalla musica dal vivo, all'EDM, alla house underground fino alla techno. In questo locale di New York hanno suonato Black Coffee, Carl Cox, Christina Aguilera, John Summit, Skrillex e naturalmente tanti altri. Voliamo adesso in una delle capitali del lusso più importanti. Vi sto parlando di Dubai, dove c'è un locale, che in realtà sono due, che si chiama So Garden, che noi naturalmente vi consigliamo. I due locali gemelli di Dubai sono il Garden Maidan ed il nuovissimo locale So Garden Palm Jumeirah, che stanno ridefinendo, pensate, il concetto di clubbing underground. In questi locali potete ballare la migliore musica house e techno con DJ del calibro di Marco Carola, Amelie Lenz, Anna, Jamie Jones, Groove Armada e tanti altri. Da Dubai vi porto ad una delle capitali più importanti del clubbing, sto parlando di Londra, dove c'è un locale che compie quest'anno ben 10 anni ed è lo Studio 338. Lo Studio 338 negli ultimi 10 anni si è trasformato da tech club di nicchia a locale multiroom di livello mondiale. Tra i DJ in console, Davide Squillace, Leon, Toddy Edwards, Heidi e Marco Faraone. Ma se a Londra c'è Heidi in console, sì, sul cubo ci mettiamo le caprette, sì, che fanno ciao. Il nonno può fare il buttafuori. Sì. Io metterei Peter come capo PR, perfetto. E siamo a posto. Lo staff è fatto. Basta, è tutto. Ed è proprio tutto per oggi. Vi abbiamo portato un po' tra l'Italia e l'estero per questa stagione estiva 2023 che sta per iniziare. E noi invece ci rivediamo, caro Pagani. Ci rivediamo alla prossima, naturalmente qui su Fashion Music Club Television, il privé più esclusivo d'Italia.
Fashion Music Club Television, sponsored by Rigatoni Formentera. Yes, your everyday superhero. Qui clubbing. Eddie Cars, Torino.